Sono molto freddo, sono rallentato come... e non ricordo i tasti. Io ho le dita... La mia memoria muscolare. Non ricordo i tasti, un po' queste... Funzionerà, funzionerà. Mi fanno male le dita. Hai della polvere di mango. Ultimamente fa molto freddo, mi sveglio la... Ma io non mi ricordo un cazzo. Non mi ricordo niente nemmeno io. Ma quanto tempo non giochiamo? Parecchio, da prima delle vacanze di Natale. La mucca! Bravo, 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 bravissimo! I pinguini, i conigli, vai, 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 su conigli, vai, vai! Ce la faccio! Credici, 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 credici! No, credici, 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 credo, però non è che mi menano! Più a sinistra, più a sinistra, più a sinistra, più a destra, centro, centro, centro! Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu! No, 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 non ce la faccio, ce la faccio! Vaffanculo, no! Dai, cazzo, alzati! Bravo, bravissimo! Sua madre, però. Non avrei fatto di meglio! La mucca di merda! Banana! Prendi, prendilo, prendi di più. Mannaccia il demonio! Porco dio! Ha detto d'orco pio. Bravo! Oh. No, no! Addì! L'uomo... sei tua zia, la conoscerò! Tua mamma fa i bocchini! Non senti, fai anche tu! Ai, madonna, ho pigliato l'onda rossa qua! Sì, one, però. Two, three, destination! Tum, tum, ta. Non ci arrivo. Cristo. Prendi la bastonata, prendi la bastonata. C'è un... Porca troia. Però hai stato bravo, fratello. A giro con la... Imponete tutti le mani, il potere. Chris Pratt. Raga, ma qualcuno di voi ce la sbatti di fare un bel montage di tutte le volte che abbiamo detto Cristina da Verena? Porco loia. Sesto glielo mandiamo al Papa in sogno una scomunica. Guarda che complicatissimo essere scomunicati, Devi essere un personaggio famoso per essere scomunicato. Sì, c'è un mio amico che voleva essere scomunicato. È stato un inferno e alla fine gli hanno detto: ma che cazzo te ne frega la scomunica. L'ho chiesto anche a un suo zio prete di essere scomunicato. Gli ho detto: no, lascia perdere, non ce la fa. Cioè, devi proprio fare un vilipendio alla religione enorme in pubblico. Ecco, tipo, se Paolo Brocio gli scappa una bestemmia. Ma se sei scomunicato non puoi entrare in chiesa. Non è che ti dissolvi come i vampiri, ci puoi entrare sì, è un posto pubblico. Bravo! Senti, non lo so. Ci puoi credere oppure no? Allora, io voglio credere. No, non ce la fai. È una lingua di terra molto sottile. Devi andare dritto, dritto, molto dritto. È troppo sottile ed è troppo scoscese. È bombata. Cioè, deve essere per forza un atto pubblico la scomunica. Non può essere tipo, ti firma qui. Ma non lo so come funziona onestamente. Però credo che sia una roba che non si può fare così come... Non è come richiedere il parcheggio per i disabili. Cioè, ci vogliono 18 io anni. Io me ne immagino come richiedere il mutuo. Sai che richiedi il mutuo, ti fanno tutte le pulci. Sì, sì, quante volte bestemmi al giorno? Che cosa hai fatto nella vita nel 93? Ma c'avevo 7 anni, che cosa hai fatto? Non sono andato alla messa di Pasqua per giocare ai videogiochi, ecco, signor giudice, l'ho detto. Mi sono sentito in colpa per un sacco di tempo per aver fatto quella cosa. Poi ho capito che non c'era un cazzo di cui sentirsi in colpa. Io dovevo seguire la mia passione. Bravo, bravissimo. Prendilo in culo, lo prendi anche tu. Se ci riesco, lo senti di più. Oh, ma troia, porca troia. Ce la fai, ce la fai, ce la fai. Tira dietro, se n'è troppo. Okay. Ok, questo conigli è assassini. No, no, conigli no, assassini. Questo è il posto. No, no, i conigli! No, 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 i conigli bastardi! Si è ammazzato pure lui, però, hai visto? Magra soddisfazione. Però ci sono arrivato. Ci sei arrivato. Indesisco le mani per te, guarda. Come farebbe il Papa? Papa non è Goku che fa la sfera Genkidama. Ma Papa pone le situazioni. Vedi? È servito, però. Papa pone. Però ci devo credere di più. Allora, adesso... Allora, come me la devo ragionare sta cosa? Cioè, comunque sia, non ci siamo mai riusciti a far salvare. Capito? Quindi è inutile per me arrivare qui. Sta arrivando, lo sento, è caldo. Cos'è successo? Ah, no, non l'ho addosso comunque. Vai!
Dai! Bravo, bravo. Madonna, 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 madonna. Dal porco di un cretino! Però non è che ci puoi rimanere là, eh! Ma stavo a capire! Non è, devi saltare, stava chiara la situazione. Ma non riuscivo neanche a girare l'inquadratura. Era sicuro che l'inquadratura era fissa. Comunque non era normale che morisse. Comunque la prima volta è stata. Bravo. Comunque voi dovete sapere, quando andate a fare la richiesta di mutuo, succedono cose bellissime, tipo... Ah, ma sai, il tasso è aumentato. Tu nel 2050 non ce la faresti a sostenere questi costi, perché stai sotto la soglia della povertà. Ma te hai fatto variabile? Fatto variabile. Tu sei pazzo, un culo. Porca la madre. Non ho detto niente. Io faccio il variabile perché io credo nel... Il saliscendi. Sì. Io no. Io ho sempre creduto che ci fosse un qualcuno. E poi mi chiedevano 100 euro in più per... Mannaggia! Mi chiedevano 100 euro in più, questo è buono, questo è buono, questo è buono, questo è buono, è buono, è buono, dovevo fermarmi prima perché voglio sempre troppo, dai, conigli di me. Ok, ci sono. Ho preso l'unico buco. Non potevo sapere. Non potevano metterci, perché ce l'hanno messo? Non poteva succedere. Però ragazzi, sono veramente arrivato al limite, cioè lì laddove era arrivato un tempo fa, dove vivono gli angeli. C'è un punto diverso dove devo saltare, non è dove vado io, perché quello che vado... Porca la madre. Dai, è quello lì, nell'uomo... Ma che cazzo faccio se arrivo là? Ma diventi pratico, capito? Nell'uomo fregna lì. Non ci arrivo, non credo in me. Però posso stare qua. Vi capita mai di guardare qualcuno e chiedervi che cosa gli passa per la testa? Nella seconda guerra mondiale, a Montgomery venne fatto un taglio sulla gola da un nemico. Ok, i suoi uomini dissero... Porco d***o, guarda come era io! È successa questa cosa? Sto per morire. C'è una mucca a casa per arrivare. Non sapevo cosa fare. Ma non potevi fare più niente perché dovevi risalire sul pomelo. Buon frutto. È stata una bella morte. Sorella, questa è molto bella da vedere tutta completa. Ho scoperto che la gallina era un nemico! Lo puoi dire per... Bingo! No, quanto cazzo a sinistra per la Madonna! No. Devo solo correre. Correggi. Fidati. Tira dritto. No. Questa è la mucca. Ok, ricorreggi. Perfetto. Arrivano. No. Si stanno incurando. Posso sparare le galline? Quale sei? Ah, quello con la gallina. Quello che sta perdendo. Rolla. Tirati una gallina. Ha zombato via uno, no? Mi sono rimasto bloccato. Questo il ringoglionito dovrebbe fare qualcosa. Ok, buono. No. Ok, uno. Dio, ogni volta! Madonna! Conigli di merda! Bella! No, devo andare nel... Ma se stai lì, sei arrivato. Porco il distante dell'universo! Comunque alla fine ha bestemmiato. Vai! Buono! Ho capito, devo saltare molto, molto più a destra. Vabbè. Ce l'hai. Oh, entra nella grotta. Come Gesù bambino nel... Nel Cretaceo. Attenzione, sinistra. Buono, perché lì c'era il buco. Fermo, non si sono attivati, fermi. Ecco perché mi sono salvato. A sinistra, fatti i cazzi tuoi, non li uccidi quelli. Salta, ok, ottimo. Ok, prima volta che vengo qui. Dai. Per me è una novità. Anche per me. Dio buono! Piano, perdi il tempo che... Che cazzo è stato? La mucca. Che merda. Stai attento. Occhio alle palle. Di qui non dovresti avere troppi problemi di palle. Qui è completamente... Oh, quella ti punta. Qui è completamente a caso, tranquillo. Aspetta, stanno girando, arrivano un sacco di palle adesso. Merda, ragazzi. Allora, devi andare lì...
Madonna, la mucca c'è, ma non si vede. Devi andare lì mentre la cosa sta girando. Ok, vai. No, non ce la farai. Buono. Fermo lì. È difficile che arrivino lì le palle. Sì. Tranne quella proprio ha vomitato. Ma per fortuna la hitbox non è così pessima. Vai, fermi. Allora, merda. No. Guardate com'è. No, sono troppe. No, non ho sbagliato il tempo, Madonna! Dio è grande! Però ho capito dove devo saltare, almeno affanculo. Che pesce grande! Bravissimo! Bravo, precedi verso Marcellina. Sì. Sono tanto dritto! Scusate ragazzi, mi sto sfondando di video di Natasha Borrelli e purtroppo non ci ho creduto abbastanza. Ma cecchinato la mucca, non è mai successo. T'ha cecchinato e t'ha reso incorporeo per un attimo. Sei passato attraverso la... cioè, fuori di coccia. Cercare una scomunica, come possiamo cercare una scomunica? Ma non lo so, è complicato perché... Chiediamo a ChatGPT. Giusto, ChatGPT avrà sempre una buona risposta. Come farsi scomunicare? Chissà se un algoritmo può essere scomunicato. Se sapessi programmare, sì. Via, vai, dai. Ah, devo provare ad andare nella grotta di Gerusalemme. Sì, non ce la fai. Devi cadere in modo tale che non attirare troppo l'attenzione dei conigli. Tirati indietro. Devo fermare. Che sono troppo. No! Bello. Ok, non arrivano. Sono velocissimi. A posto. Sono velocissimi. Oh, vado via. Ok, sono partiti tutti via. Porco. Ma dai, ma perché? Cazzo, scompaio. Però raga, quante emozioni, cioè rispetto al gameplay di qualche tempo fa che ci andavamo una volta su 1000, cioè ormai siamo buttati. Wow! Non c'è manco voglia di aspettare che arrivi a terra. Via, vai via da qui! Credo fosse il giorno di Natale, a casa dei miei c'era il concerto del volo. Ok. Ma quei ragazzi sono bravissimi, faccio una premessa, quei ragazzi sono bravissimi, super talentuosi. Ma io non gliela faccio. Cioè a me no! quel tipo di concerto mi uccide, mi devasta. No. Grande! Bravo coniglio! No, coniglio di merda! Guarda, piuttosto si suicidino. Stiamo cercando di... Porco di... Camucca di merda! La scomunica. Vai avanti così, frate. È un atto formale di espulsione dalla Chiesa Cattolica. Viene pronunciato da un vescovo o da un sinodo di vescovi. E può essere inflitta per varie ragioni come l'eresia, l'apostasia. La schismastica. È tipo... È una svastica con la forma diversa. È tipo l'onomastico. Ti devi scordare l'onomastico di... Sì, potrebbe essere che ti devi cambiare nome. E la simonia. Quello si sa, Giuseppe Simone è stato scomunicato. Non è qualcosa che può essere richiesto o volontariamente accettato da un individuo. Se hai preoccupazioni riguardo alla tua fede, al tuo stato della chiesa, ti consiglio di parlarne con un sacerdote o un consigliere spirituale. Non è una cosa che può essere richiesta. Come creo la mia religione? Ma io non ho capito perché vorresti creare una religione. Tu non volevi fare... Una volta che hai un'idea chiara dei tuoi valori e credenze, puoi iniziare a creare i fondamenti della nuova religione, come i testi sacri, i rituali e le pratiche. Facciamo che una nuova religione. Posso mettere su un Kickstarter? La pratica è il bonifico domenicale. Potresti, ma che cazzo! Potresti anche voler creare un insieme di credenze e insegnamenti che saranno insegnate alla tua congregazione. Come sempre di più mixa. Inoltre è importante considerare la questione della comunità, perché una religione ha bisogno di seguaci per esistere. Sì. Pertanto è importante creare una comunità di persone che condividono i tuoi valori e credenze e che vogliono seguire la tua nuova religione. Senti, sì, tocca a me, scusa, ma ho chiesto solo a Crepan. Sono entrato in quel loop in cui volevo creare una setta. Creare una setta può essere molto pericoloso e dannoso. Ma che cazzo di differenza c'è? Ma perché la setta è chiusa come argomento, capito? E quindi? Cioè la setta è come chiamano i religiosi le altre religioni. Le religioni più giovani. Ci sono. Via!
Vediamo che dice ChatGPT della setta. Che poi come fai a creare una setta? Sviluppa un gioco di PlayStation, si chiama Dark Souls, l'hai fatta. Creare una setta può anche causare problemi legali, poiché molte attività delle sette sono considerate illegali. Ma perché? Se io con la mia setta voglio riparare le macchine, invece di creare una setta ti consiglio di concentrarti sullo sviluppo personale, sulla crescita spirituale attraverso pratiche sane e sicure. Ci sono molti gruppi di supporto e comunità. Già ho capito che tipo di elemento allora, sono. Allora, se io voglio fare una setta di adepti che si mettono a bordo strada e chi fuori lo aiutano, voglio... Che cazzo mi dici? Non mi rompere i coglioni. Voglio creare una setta legale. Anche se la tua intenzione è quella di creare una setta legale, ci sono comunque molte questioni importanti da considerare. In primo luogo è importante capire che le sette sono spesso associate a tecniche di persuasione e manipolazione per reclutare nuovi membri e mantenere il controllo su quelli esistenti. Anche se non hai intenzione di utilizzare queste tecniche, c'è comunque il rischio. Affanculo, che le usi per sbaglio? Che rischio. Comunque c'è? Ragazzi, ChatGPT ci aiuterà con la scomunica e con la creazione di nuove religioni. Gameplay della setta si chiamerà questo. Gameplay della scomunica, forse. Meglio, ancora meglio. Va bene, comunque chiedete a ChatGPT, vi fa capire anche come si supera. Chiedendomi come supero il livello. Il livello infernale. Infernale di gioco Alt F4. Quattro. Secondo me